Ed è la voce di Lucio Battisti, come ogni mercoledì mattina, ad introdurci nel meraviglioso mondo dell'angolo della natura. Intanto buongiorno da Alex Rosconi, in diretta dagli studi bresciani di Radio Bruno e naturalmente in streaming su www.radiovera.net. Saluto la mia amica Maria che è qui con me, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alex, buongiorno a tutti, buongiorno. E ricordo a coloro che volessero intervenire in questa mattinata che possono naturalmente farlo chiamando lo 030 35 81 304. Questa mattina è particolarmente importante che gli amiche e gli amici si facciano sentire per fare domande a Maria, per intervenire, per semplicemente dare una propria testimonianza personale dell'uso di dei prodotti o dei servizi dell'angolo della natura. Qual è il tema di questa mattina, Maria? Allora, il tema di questa mattina affrontiamo un tema molto molto comune ma molto importante. Lo inizieremo perché è un tema abbastanza lungo e parleremo dei dolori. Dei dolori in generale, dei dolori alle articolazioni, dei dolori alla muscolatura, parliamo di lombalgie, sciatalgie, sempre non dal punto di vista medico, lo ribadisco perché non sono un medico, ma sempre dal punto di vista olistico, dal punto di vista simbolico, soprattutto dal punto di vista della prevenzione, quindi cosa si può fare per evitare di, e anche quali possono essere i fattori invece che dall'altra parte favoriscono i dolori e cercheremo di evitarli chiaramente. Allora, intanto cominciamo subito magari dicendo che cosa sono i dolori, cioè che cosa sono questi segnali che il corpo ci invia di quando in quando. Allora, il dolore è un segnale di disequilibrio. Un disequilibrio che sta a significare che qualcosa all'interno del nostro organismo non sta procedendo nel migliore dei modi, ovvero non sta procedendo con equilibrio, appunto. E a interagire con questi fattori, con questi dolori possono essere tantissimi fattori e che dopo andiamo a vederli uno per uno, ma in primis chiaramente con me non può mancare l'alimentazione. Perché ricordiamoci bene che parlare di dolori si parla di infiammazione, quindi quando alla base c'è un'infiammazione, come in tantissimi altri casi, l'alimentazione prende il primo posto. E il secondo posto in questo caso, e anche qui in tantissimi altri, fa da padrone l'attività fisica e il movimento. Questo lo devo sempre ribadire perché comunque in qualsiasi argomento l'alimentazione e l'attività fisica sicuramente fanno da padrona. Ok? E chiaramente il dolore comprende tantissime cose. Il dolore alla schiena, il dolore alla spalla, ci può essere un dolore invece alla muscolatura, ma esiste anche il dolore dei nervi, l'infiammazione dei nervi che spesso viene un po' sottovalutata, spesso non vengono considerati, sì ho dolore e basta. Invece la cosa che consiglio, chiaramente prima a livello medico, attraverso delle indagini, capire bene che tipo di dolore, perché questo può aiutare tantissimo anche la lettura che poi noi faremo a livello simbolico e andare in più nello specifico possibile. Il dolore alla schiena, sì, vuol dire tutto, vuol dire niente. Che vertebra è, in che zona è, la zona lombare, la zona più alta, è la terza vertebra, è la quinta, è la... vedere se si trova nel collo, ecco anche lì fa davvero la differenza. Oppure è un dolore che prende appunto i nervi, allora vorrà dire tutt'altra cosa, perché allora dovremmo andare ad agire su quello che è il sistema nervoso e quindi parlare anche di cervello come abbiamo fatto nella trasmissione precedente. Ecco, naturalmente noi stiamo parlando dei dolori, quelli che sentiamo fisicamente, e non potremmo addentrarci invece in quello che è il dolore psicologico e quant'altro, ma da quanto io ho capito finora da Maria, comunque il dolore è una cosa assolutamente positiva, nel senso che ovviamente ci fa male, ma è un segnale che il corpo ci dà. Esatto. E quindi è meno male che esiste, perché se non esistesse il dolore non ci accorgeremmo di alcune cose che non stanno andando nel verso giusto, no? Esatto, e infatti raccontava proprio un maestro, forse ho già notato ma tempo fa, che esiste una patologia per la quale non si percepisce alcun tipo di dolore, però questi bambini purtroppo non superano i 12-13 anni di vita. Questo per far capire proprio che il fatto, come dicevi tu, di sentire, di percepire un dolore, sembra strano, ma è una grande fortuna. Sì. È una grande fortuna se lo ascoltiamo, ecco, attenzione, perché se a tutti i costi vogliamo tapparlo il prima possibile, in pochissimi minuti, allora no, perché lui continua ad andare avanti e a far del male al nostro organismo, anche se noi non lo percepiamo. Ma se invece noi dire, aspetta un attimo, ho questo dolore, dove si trova, cosa mi sta dicendo il mio organismo? Se magari nel collo ho troppe cose da pensare, purtroppo, adesso generalizzo chiaramente, poi verrà fatta la seduta gratuita a ognuno di voi,
piuttosto che sulle spalle sto portando troppi pesi che non mi appartengono, ho un dolore al ginocchio, voglio uscire da una determinata situazione. Ecco, semplificando molto molto molto, però ecco, è una fortuna se il sintomo viene ascoltato, viene preso in considerazione. E sempre per lo stesso motivo, noi lo ripetiamo spessissimo, il dolore è talmente importante che la cosa più sbagliata che si possa fare, e che spesso è quello che invece fanno tutti, è cercare di calmare il dolore senza ascoltarlo, perché purtroppo oggi la società, la velocità, il lavoro, tutte queste cose ci impongono di stare bene subito, cioè ho questo dolore, via, tolgo il dolore e vado avanti. Attenzione, perché togliere il dolore non significa togliere la causa del dolore. Esattamente. Giusto? Esatto, l'infiammazione continua ad andare avanti anche se non viene percepita o diciamo così messa a tacere per un breve periodo, e la possiamo ritrovare nello stesso posto a distanza magari di giorni o ore in alcuni casi, oppure anche da tutt'altra parte, ma che ci sta dicendo la stessa cosa che noi non vogliamo ascoltare. Anche perché è finito l'effetto analgesico, tra virgolette, il dolore comunque è ancora lì, non è che l'abbiamo cacciato via per sempre. Quindi è importantissimo, come dice Maria, è un pochino più lento il processo, ma è importantissimo farlo, cercare di andare a fondo, di capire da dove arriva questo dolore. Esatto, perché se uno va alla causa, allora riesci a star bene davvero, a risolverlo proprio alla radice. È quello che noi cerchiamo di fare, di aiutare i nostri amici e le nostre amiche che scelgono l'angolo della natura tramite delle consulenze di naturopatia, chiaramente completamente gratuite. E decidete voi se preferite con me o con Lucio a fare le consulenze, basta chiamare il negozio e prenotare, perché chiaramente poi vi dedicheremo il tempo che serve a ognuno di voi. Eh sì, perché poi c'è anche questo da dire, che spesso poter parlare di quello che si ha, di quello che si sente, è un qualcosa che è quasi, non dico proibito, ma quasi tabù anche dal medico, perché il medico ha poco tempo, non si dice che cosa che ha, le fa male, lì bene. Però a volte le persone hanno bisogno anche di approfondire, no? Sai, mi fa male qui, però da molto tempo questo problema, perché cioè, le persone hanno bisogno di essere ascoltate, altrimenti non c'è modo di andare a fondo, altrimenti non si va a fondo, si resta in superficie, no? Esatto, è per questo che mettiamo a disposizione questo tempo di ascolto, esattamente, e tante volte semplicemente nell'ascoltare la persona, tra le sue parole c'è la soluzione. Diciamo che spesso nell'ascoltare una persona già è quasi la soluzione, perché ci sono persone che stanno già meglio. Sì. Già per il fatto di essere state ascoltate su un problema che hanno, no? Sì, perché già ti liberi, no? In parte. E ecco, quindi l'argomento sicuramente riguarda appunto i dolori. Però ci sono dei fattori, vedremo, sia quelli che chiaramente vanno a peggiorarli, quindi a favorire i dolori, ma anche, sempre per questo, per vedere anche quelli che invece vanno a migliorarli, vanno a dare una mano. Vediamo brevemente quelli che possono essere invece quelli negativi, i fattori che favoriscono i dolori, quindi quelli che dovremmo cercare in tutti i modi, almeno su alcuni possiamo agire, su altri meno, e far di tutto per evitarli. Il primo, su quello possiamo agire in parte, è il clima. È il clima, questa è una verità, quando uno dice ma c'è il cambio di stagione, sento di più i dolori. Sì, assolutamente. Soprattutto anche nelle giornate come oggi, che come tutti sanno, come già detto l'altra volta, noi amiamo particolarmente questo clima, ma è un clima che indiscutibilmente porta molta molta umidità. Certo. E chiaramente l'umidità, per chi ha già dei dolori alle articolazioni, chi soffre di reumatismi e quant'altro, non è un aiuto. Non è un aiuto. Quindi il passaggio o il cambio di stagione, nel senso il cambio meteo, anche impazzito come in questo periodo, o passare da un caldo secco a un freddo umido come quello dell'inverno, chiaramente non è favorevole ai dolori. Un'altra cosa che spesso non viene considerata è la postura. La postura che abbiamo sempre, che abbiamo tutti i giorni, da come stiamo seduti sulla sedia, da come si cammina, questo è molto importante, quindi io proprio consiglio di andare a livello medico, di fare una consulenza, una visita proprio di quello che è la nostra postura, quali sono le nostre abitudini e poi chiaramente i buoni consigli di mantenerli durante tutto l'arco della giornata, sia che uno sia al lavoro, sia che uno sia a casa a stirare o sul divano a guardare la televisione. Ci sono delle posture, cioè dei modi, delle posizioni da mantenere del nostro corpo per mantenerlo in salute. Già ad esempio come teniamo il computer davanti a noi, per chi lavora in ufficio, può fare la differenza. Tantissime, a lungo
a lungo andare può creare anche dei danni se è nella posizione troppo alta, troppo bassa o teniamo la schiena curvata in avanti. Ecco, anche queste semplici cose che possono sembrare banali, ma col passare del tempo scopriremo che non è così. Io per non sbagliare sto in piedi, vedi, davanti al microfono, quindi non mi siedo, sto in piedi, che fa anche bene quando si sta in piedi nel modo corretto, perché spesso è proprio è come si sta seduti, che c'è un modo per stare seduti correttamente, ma non sempre la sedia che abbiamo a disposizione in ufficio ci permette davvero di avere la postura corretta, quindi come dici tu poi ci si ingombisce, poi già il fatto di lavorare davanti a un computer tutto il giorno non fa benissimo, voglio dire, quindi tutte queste cose sono da sommare, da capire, perché spesso i problemi derivano proprio da lì, ma non sempre. Sì, no, non sempre. Da dove altro possono arrivare questi problemi? Allora, anche dei traumatismi. Spesso abbiamo dei traumi che non consideriamo. Ma sì, il discorso un po' che facevamo prima, mi passerà? Invece no, perché spesso i legamenti o quant'altro tendono ad uscire un po' dalla sede. Quindi è giusto, sotto mani esperte, chiaramente, farle riposizionare, perché sennò tendiamo poi magari a stare sul piede dove sentiamo meno dolore, ma andiamo a caricarlo troppo. Faccio un esempio che succede spessissimo, chiaramente a variare anche lì la postura è tutta una catena e poi avere dei grandi dolori magari semplicemente partiti da una banalità non ascoltata, anche qui il non ascolto. E quindi ascoltiamo il nostro corpo, è importante. Assolutamente sì. E un altro punto a sfavore chiaramente per i dolori è il sovrappeso. Sovrappeso è uno stile di vita sedentario, quindi il fatto di avere dei chili in più spesso, questo si sa molto bene, magari soprattutto le ginocchia ne risentono di più, soprattutto gli arti inferiori, ma anche quelli superiori, se uno ha del sovrappeso si farà molta più fatica a muovere, quindi attenzione, motivo in più per perdere i chili che abbiamo, perché sono i dolori e le infiammazioni continuano ad andare avanti alla grande. E lo stile di vita, chiaramente uno stile di vita sedentario è assolutamente sfavorevole a chi soffre di dolori. Questo perché lo ribadisco? Perché chi ha dolori, adesso bisogna vedere caso per caso, però tende a dire sto fermo così non sento il male, ma in tantissimi casi anche il medico ortopedico che è venuto in trasmissione, poi sarà lui a valutare chi sì e chi no, il movimento aiuta tantissimo, anche se all'inizio magari sembra di percepirlo un po' di più, ma in tantissimi casi, quindi informatevi bene dall'ortopedico, perché in tanti casi il movimento aiuta tantissimo e lo star fermi invece lo peggiora e quindi si fa molta più fatica poi a riprendersi. E poi vabbè, chiaramente arrivano i fattori alimentari, questo come non poteva mancare, tutto ciò che va a infiammare il nostro organismo, tutto ciò che ha un pH estremamente acido, come tutti gli insaccati, la carne e quant'altro, vanno chiaramente a favorire l'infiammazione all'interno del nostro organismo. Farine, tutto ciò che è troppo raffinato, gli zuccheri chiaramente, i dolci, eccetera. E poi chiaramente i fattori psicologici non possono anche questi mancare, visto che facciamo una lettura olistica, questo vuol dire comprendere tutto il nostro organismo e tutta la persona che abbiamo di fronte, emozioni comprese, perché quando c'è l'ascolto di una persona non possiamo tralasciare il lavoro che fa, come si trova sul lavoro, come si trova in famiglia, che situazione sta vivendo in questo momento, non sono cose da tralasciare, perché abbiamo visto più e più volte di come i sentimenti e le emozioni riescano ad interagire in modo piacevole o spiacevole a seconda delle emozioni con il nostro organismo, proprio dando anche dei sintomi a livello fisico. E questo è assolutamente vero. Naturalmente noi stiamo parlando di tutti quei dolori che hanno delle cause pressoché risolvibili in maniera abbastanza semplice, poi ovviamente abbiamo tralasciato, ma perché non siamo medici, tutti quei dolori che invece comportano poi invece dei problemi reali, organici, importanti, ma anche qui però vale lo stesso discorso, vanno ascoltati, perché quanta gente non ascolta i dolori e poi si ritrova magari al pronto soccorso quando è troppo tardi. Allora ascoltate Marina, ascoltate i vostri dolori, perché sono un segnale che il corpo ci dà che qualcosa non sta andando, quindi non diteci penso domani, non sono abituata, vado avanti, prendo l'analgesico, cioè ascoltate il dolore. Io volevo a questo punto però ritagliare perlomeno un piccolo spazio su quello che è un po' il dolore per antonomasia, anche in questo caso quasi sempre psicologico, che è il mal di testa. Sì. Ovviamente è un raggio d'azione pazzesco, perché lì arrivare alla fonte è difficile, bisogna appunto cercare di capire qual è, però io credo che
che una persona su due almeno ogni tanto soffre di mal di testa, e naturalmente quella persona su due solitamente prende l'analgesico, l'ibuprofene e quant'altro che abbiamo detto, per carità, non è che stiamo demonizzando i farmaci, no, però invece di fermare il male subito cerchiamo di capire da dove arriva. Ecco Maria, tu mi puoi aiutare in tal senso? Cioè spesso questo tipo di dolore, che è un dolore diverso da persona a persona, quali cause potrebbe avere? Certo, allora, per quanto riguarda la nostra esperienza, come dicevi tu, le cause sono molteplici, sono tantissime, e infatti anche tante delle nostre amiche arrivano, guarda, fatto tutte le visite del mondo, ma non sanno dirmi la motivazione. Allora, innanzitutto, per quello che è capitato a noi, una cosa che hanno in comune, direi tutte, almeno per quello che è la nostra esperienza, le persone che hanno il mal di testa sono persone che pensano molto, sono persone che hanno 300.000 pensieri in testa, che dopo che hanno finito un pensiero ne hanno subito un altro, persone che rimuginano tantissimo anche sul passato, persone legate molto a sì, però 20 anni fa quello, ho fatto questo, cioè che tendono molto a stare legate a cose passate anche da una vita, persone sì che hanno un carattere piuttosto come si può dire, sì, persone, non sempre, però alcune piuttosto, diciamo, tristi, diciamo così, e persone anche molto concentrate sul pensiero, quindi che hanno un'attività mentale sempre attiva, 24 ore su 24. Pensate meno, mi raccomando, pensate. Ecco, questa è una cosa che abbiamo trovato essere in comune per la maggior parte delle amiche che vengono da noi. Mio padre lo diceva sempre, pensa poco perché potrebbe esserti fatale. Vabbè. È una battuta, però non, non è sbagliata, esatto. E, ma altre invece cose positive le abbiamo trovate, perché potevano essere un problema di ossigenazione, e quindi con la coenzima Q10, che poi andremo a vedere anche sui dolori, soprattutto sui dolori di nervi, aiuta tantissimo il nostro coenzima Q10. E poi un'altra cosa, anche le alghe hanno dato dei risultati bellissimi riguardo anche a questo tipo di problema, proprio perché vanno a riequilibrare e ripristinare tutto il nostro organismo, e spesso può avere anche un'origine ormonale, ed è per questo che anche le alghe in questa occasione possono aiutare moltissimo per quanto riguarda anche il mal di testa. Ma una delle tante cause può anche essere la circolazione. E allora lì entriamo in gioco con il nostro resveratrolo. Voi sapete che abbiamo questo resveratrolo da ben 400 mg per ogni capsula, e lì va ad aiutare la circolazione di tutto il nostro organismo. Oltre che andare a ripulire per bene le vene e le arterie, abbiamo avuto anche dei risultati proprio a livello di circolazione, anche a livello proprio della testa. Quindi il resveratrolo è un altro dei prodotti. Queste sono, parlando dei prodotti, abbiamo tirato fuori anche quelle che possono essere alcune cause, ecco, del mal di testa, e anche il nostro Ganoderma Reishi. Perché? Perché comunque mal di testa, abbiamo detto, infiammazione. E il Ganoderma Reishi, che ricordo che abbiamo 500 mg in ogni capsula, una dose bella sostanziosa, va a sfiammare il terreno di tutto il nostro organismo. Quindi se uno, per dire, ma sì, può essere una di queste 300.000 cause, iniziamo dal Ganoderma. Ebbene, insomma, abbiamo visto che ci sono diversi prodotti che possono in qualche modo dare una mano, e io invito naturalmente gli amici a venire all'angolo della Natura, non abbiamo detto neanche dov'è, che è in via della Volta numero 30/C, per scoprire questi prodotti. Invito altresì tutte le amiche e gli amici che questi prodotti già li usano a chiamarci per testimoniare appunto il fatto che questi sono prodotti che funzionano e che hanno effettivamente un'efficacia concreta. Intanto abbiamo però un'amica, credo, al telefono. Chi è con noi? Buongiorno! Pronto? Ehi, la Katia! Buongiorno, cara! Buongiorno! Come stai? Oh, bene, bene. Questo mi fa piacere. Mi fa molto, molto piacere. Ci senti da Verona? Bene, bene, bene che ci hai trovato in radio, bene. Oh, bene, 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 bene. Mi fa molto piacere che ci senti, e grazie per essere intervenuta. Che cosa ci vuoi raccontare, Katia? Vuoi raccontare una tua esperienza? Vuoi chiedere qualcosa a Maria? Certo, grazie. Bene. Certo. Fa comodo. Bene, 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 bene.
Certo, questo mi fa molto piacere. La prossima volta, sì, lo so un po' prima, mi organizzo e vengo a salutarvi perché mi farebbe molto piacere. Sì. Certo. Beh, la prossima volta tu me lo dici il venerdì, vediamo, dai, se riesco e se ci sono vengo con tantissimo piacere a vedervi e a salutarvi, va bene? Intanto grazie. Sì, prego, cara. Sì. Sì. Certo. Sì. 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 Brava. Non dormo. Certo. Sì. Questo grazie per ribadire la potenza e il potere proprio che hanno questi oli fantastici. Assolutamente. Questo mi fa molto piacere, Katia. Sì. 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 Allora, il magnesio si scioglie se lo metti in acqua, non ha un buon sapore. Abbiamo chiuso in pastiglia perché ha un sapore un po' discutibile, però se uno dice vuol prendere anche sciolto non c'è nessun problema. Tu vedi che non abbiamo messo nessun aggregante chimico, infatti se lo tieni in mano si scioglie subito, se cambia un po' il clima, quindi si scioglie senza problemi, se preferisci. Poi c'è il collagene, sai, ci sono tantissime altre cose che possono dargli una mano fortissima. Anche l'argilla come base per gli oli essenziali, impacchi con l'argilla, funzionano benissimo. Funziona molto bene anche a quelli, sì. Ecco il collagene, va bene per te, va bene per lui, va bene. Sì. Ah, grazie per ricordarla, sì. 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 Ma figurati. Ma ci mancherebbe, no? Anzi, grazie per quello che ti continuo a ringraziare per essere intervenuta, perché so che per te è un grande impegno. Quindi ti ringrazio per essere qua con noi. Sì, quando la metti sul viso, ok? Sì. No. Sì. Certo, no, ma si nota subito. Sì, infatti, sì, no, è ottima. Certo, esatto, no, assolutamente. Ti trovi bene. Certo, bene. Mi fa molto piacere, Katia, ti ringrazio tantissimo per essere intervenuta e sono ancora più contenta che finalmente ci puoi sentire in radio. E questo grazie. E un saluto a tutta la famiglia. Sì? Certo, ringraziamento a Lucio, assolutamente. Grazie mille a voi anche. Grazie, un abbraccio alla tua piccola. Grazie mille, Katia. Stella, grazie, Katia, che ci ha chiamato da Verona, quindi vuol dire che la radio si ascolta anche oltre la nostra provincia, ma ci fa naturalmente molto piacere. Poi noi amiamo particolarmente Verona, tra l'altro abbiamo pescato proprio da lì il nostro nuovo volto della radio, che si chiama Beatrice Zangani, che è proprio veronese. Quindi salutiamo gli amici di Verona. Certo, assolutamente. E andiamo avanti, naturalmente. Cara Maria, sì. Di cosa stavamo parlando? Allora, no, stavamo parlando riguardo appunto ai dolori che... ha ricordato la nostra Katia, un altro prodotto sono gli oli essenziali. Questi non dovrebbero mai mancare. Una volta che voi in casa, non serve averli tutti, però ne avete una decina, comprati anche pian piano, costano dai 10 euro fino
ai 17, ma dell'olio di rosa, che è un olio che consiglio a tutte perché è un olio strepitoso per la pelle, è uno dei migliori. E ricordiamoci poi che ne usiamo goccina a goccina, quindi durano anche tantissimo. E noi siamo lì apposta, poi vi verrà dato anche proprio un manuale di come usarli, di come mescolarli anche insieme, sempre, come diceva ancora giustamente la nostra Katia, con un olio base o una crema base, non va mai usati da soli. Perché? Perché alcuni tendono a essere anche molto forti, vedi l'origano, il timo, eccetera. E quindi perché se qualcuno ha la pelle particolarmente delicata darà anche un po' fastidio. Ma poi perché sono volatili. Quindi se non hai un olio, una crema base che li tiene a contatto della pelle e li fa penetrare, l'effetto è molto molto inferiore. E quindi insomma abbiamo parlato quindi degli oli essenziali. Io tornerei poi su questo argomento anche dopo, quando parleremo dei servizi offerti Eh sì. naturalmente dall'angolo della natura. Adesso, se vuoi, visto che siamo a metà puntata, ci regaliamo invece un Certo. pezzo musicale, Sì. lasciamo respirare Maria, le lasciamo riprendere fiato e poi torneremo a parlare di cose importanti. Stiamo Certo. naturalmente parlando della salute della Sì, gente, quindi la cosa assolutamente. più importante. A volte dicono, si dice le cose tanto succedono soltanto agli altri, ma in realtà gli altri siamo noi, quindi bisogna stare molto attenti, come giustamente ci ricorda Umberto Tozzi in questo pezzo che ci ascoltiamo. Maria non era ancora nata, era il 1991. Ciao, magari a tra poco. Gli altri siamo noi, peraltro Tozzi che sarà in concerto a Brescia proprio tra pochissimi giorni, quindi per tutti gli appassionati del grande Tozzi l'opportunità di andarselo ad ascoltare dal vivo. Cara Maria, abbiamo parlato dei dolori, abbiamo parlato di vari tipi di dolore, di quelle che possono essere le cause e abbiamo parlato anche di alcune delle possibili soluzioni che troviamo presso l'Angolo della Natura in via della Volta numero 30 barra C. Ricordiamo ancora una volta che l'Angolo della Natura, quando parliamo di via della Volta, stiamo parlando dell'ultima parte di via Cremona, dove c'è Esatto, la fra. fermata della metro Volta, dove c'è il parcheggio. Esattamente dall'altra parte della strada c'è l'angolo della natura. Trovate dentro Maria, Laura, Lucio e Graziella. Intanto c'è qualche ascoltatore che ringrazia uno di questi straordinari personaggi e che possono darvi veramente una mano attraverso delle consulenze gratuite di naturopatia, attraverso naturalmente la vendita poi dei prodotti che possono servirvi, ma anche attraverso alcuni servizi di cui poi parleremo. Non so Maria dove voleva a questo punto andare a parlare, perché io poi alla fine vorrei parlare anche di questi famosi servizi che proprio Certo, tu offri alla clientela. assolutamente. Allora, finisco un attimino per oggi quantomeno questo discorso dei dolori ricordando gli ultimi prodotti che possono andare a integrare i nostri amici. Gli oli essenziali li abbiamo già ricordati prima con Katia, però ecco, che oli essenziali? Noi siamo lì apposta per questo motivo, no? A seconda del dolore, a seconda della persona che abbiamo di fronte, sapremo consigliarvi qual è il mix più giusto, no? Da unire alla nostra crema dei dolori. Ricordo che abbiamo una crema fantastica da tantissimi anni con artiglio del diavolo e arnica per uso ovviamente esterno, alla quale andremo ad aggiungere questo mix di oli essenziali come lavanda, origano, come ha ricordato anche la nostra amica, e avremo un effetto chiaramente doppio. E un'ottima base, non dimentichiamoci dell'argilla, lo ribadisco perché noi preferiamo avere quella in polvere. E ci sta un piccolissimo passaggio, ovvero di prendere la polvere, unirla con dell'acqua calda pian pianino, mescolarla finché hai una consistenza cremosa. Ecco, questo un po' tante volte viene visto come un impegno, dire ma no, faccio prima a prendere una pastiglia. Va benissimo perché abbiamo anche dei prodotti pastiglia, collagene in polvere da prendere per bocca, però l'argilla ha questa funzione di andare a togliere l'infiammazione dal ginocchio, dal piede, dove uno ha l'infiammazione. Basta semplicemente dargli la consistenza giusta, aggiungere degli oli essenziali e andare poi a riporla sulla zona dove uno ha dolore per una decina di minuti e poi risciacquare. Ecco, non diciamo abbia però è impegnativo, non lo faccio. Dedichiamo anche pochi minuti, ma che davvero possono fare un'enorme differenza con l'uso di questa argilla. Anche perché ricordiamo sempre che stiamo parlando comunque di salute, stiamo parlando di prodotti e rimedi naturali. È evidente che ci sono rimedi chimici che con una pastiglia probabilmente ti danno una soluzione immediata al problema, ma non è la soluzione vera, è una soluzione Come placebo, mai? momentanea. Invece qui stiamo parlando di soluzioni che possono veramente andare alla radice, come dicevamo all'inizio, del vostro problema. Richiedono un po' più di impegno. È normale che sia così. Non possiamo pretendere che una rosa sbocci in 3 minuti. Marco, Ci vogliono 2 giorni se no, per far sbocciare per bene una rosa. E la bellezza della natura è data proprio dalla lentezza con cui opera. Quindi esatto, come l'orto. È chiaro, noi non mettiamo cose chimiche, magari ci impiega un attimino di più, magari cresce non proprio perfetta, però
però vogliamo mettere a differenza il sapore che hanno, è diversissimo. Assolutamente. Hai mai mangiato delle fragole naturali, delle fragole selvatiche, quelle poi che... piccoline rispetto a quelle enormi che ci vendono, che sono pompate con gli estrogeni? Ho avuto questa fortuna, dall'insalata al tutto, c'è una differenza enorme, perché se voi ci fate caso, anche il profumo della verdura spesso è inesistente. È vero. Se invece c'è un orto dove non mettiamo cose chimiche, hai voglia. Questa è la differenza tra le cose naturali e le cose artificiali. È evidente che le cose naturali sono più lente, ma molto più efficaci, quando parliamo ovviamente di rimedi, in questo caso naturali, che troviamo presso l'angolo della natura. Andiamo avanti, Maria, e a questo punto, se hai voglia, io mi dedicherei una piccola porzione della trasmissione per parlare invece di quelli che sono i servizi. Certo, perché certo. Tu, che sei una ragazza giovane, ma che ha un sacco di esperienza alle spalle, perché continua a fare corsi, ogni tanto da Torino, va di qua, va di là, fa i corsi. Ovviamente poi questi corsi, le cose che impari le metti a disposizione di chi viene a trovarti. Attraverso la riflessologia plantare soprattutto, e poi questi massaggi con gli oli essenziali. Allora, io stavo dicendo massaggi olistici, ma ricordiamoci che olistici non vuol dire con gli oli essenziali, ma vuol dire generali, insomma, che si occupano un po' del benessere e di tutto il vostro corpo. Naturalmente però questi massaggi possono essere anche mirati, perché a seconda del problema tu arrivi con le tue manine d'oro a risolverlo. Allora, sì, esattamente. I tipi di trattamento che mettiamo a disposizione sono sostanzialmente tre. Anche se poi, come dicevi tu, a seconda della persona che abbiamo di fronte, può essere che abbia bisogno di un certo tipo di massaggio, magari alla testa, che ne abbiamo parlato prima, ecco, questi funzionano molto bene per rilassare la mente, e magari invece abbia bisogno sui piedi di una riflessologia. Ecco, quindi a seconda della persona che ho di fronte, andiamo a modificare il tipo di trattamento. Riflessologia plantare, quindi andiamo a stimolare le terminazioni nervose che esistono sotto e sopra anche i nostri piedi, sono circa 7000, e non le andremo a stimolare tutte, come dico sempre, perché sennò uno andrebbe un po' a impazzire, solo quelle che servono. Andremo a stimolare degli organi che fanno da padroni, chiaramente, anche lì quelli che ha bisogno la persona che abbiamo di fronte. E poi, questo è il passaggio che spesso non viene spiegato secondo il punto di vista con esattezza, non si va a stimolare l'organo dal piede, ma si stimola la terminazione nervosa, sembra una cosa, no? Di fantascienza. Si va a stimolare la terminazione nervosa che è collegata al nostro cervello, e poi sarà questo organo magico di cui parlavamo nella scorsa trasmissione a dare il segnale, solo se viene passato in modo adeguato, quindi non si possono avere risultati negativi, all'organo o all'apparato preso in considerazione. E quindi direi che la parola che accomuna questo trattamento è sicuramente equilibrio. Riportare in equilibrio il nostro organismo, che si possa trattare di stipsi piuttosto che di dolori al collo, alla schiena, che si possa trattare di tunnel carpale anche, ad esempio, problematiche ai nervi, problematiche di cellulite, di sistema linfatico, insomma, fa comunque da padrona la parola equilibrio. Quindi andiamo a riequilibrare il nostro organismo. Poi chiaramente con la digitopressione, qui invece la parola che fa da padrona è relax, perché va a rilassare tutta la nostra muscolatura, soprattutto a livello del viso viene applicata, ci sono anche altri punti dislocati, diciamo così, nel corpo, ma prettamente sul viso, con delle pressioni molto molto leggere, ma questo non vuol dire che un massaggio sia inefficace. Le nostre amiche che l'hanno provato e possono, insomma, confermare il fatto che un massaggio fatto leggero ma nei punti giusti possa funzionare molto ma molto bene, perché a seconda di quello che stiamo trattando avrà un tipo di pressione differente. Quindi in tanti punti una pressione delicata, visto che stiamo trattando il viso, così deve essere, e darà dei buoni risultati. Il potere del massaggio lo conosciamo ormai da tanti anni. Qua, ripetiamo, si aggiunge il fatto che c'è poi una cultura del corpo che è dovuta naturalmente a tanti corsi fatti, a un'esperienza maturata nel corso degli anni, e poi all'uso di oli essenziali caldi, tra l'altro nel caso appunto del massaggio con gli oli essenziali caldi, che hanno già un potere già per conto loro. A questo si aggiunge il potere del massaggio, il potere di quel tipo di olio essenziale adatto a quella tipologia ovviamente di problema, e quindi è evidente che è un qualcosa che fa bene al corpo, ma soprattutto anche alla mente, al rilassamento mentale. Sì, anche perché durante poi
è ancora più individuale, perché mentre si fa il trattamento, se c'è bisogno, posso portare avanti una tecnica di respiro guidata mentre si fa il trattamento, una tecnica di rilassamento, se ce n'è bisogno, se la persona chiaramente ne ha voglia. Tante volte c'è il silenzio, tante volte c'è l'ascolto della persona, a seconda di quello che fa star bene la persona che viene. A me una volta o l'altra piacerebbe anche che chiamasse qualcuno qui in radio che ha provato le manine di Maria, nel senso che ha provato la riflessologia plantare, che ha provato il massaggio con oli essenziali caldi. Chiamate a raccontarci com'è questa esperienza, perché ovviamente noi ve la raccontiamo da queste frequenze e per cercare di farvi capire quelli che sono i servizi, ma io vorrei invece anche provare a sentire le sensazioni, altrimenti mi tocca andare io da Maria a provare e poi raccontarvi, però sarei comunque di parte, quindi vorrei invece qualcuno che chiamasse qua in studio e ci raccontasse l'esperienza di mettersi sotto le mani della nostra Maria. Certo. L'invito è fatto, è 030 35 81 304. Proseguiamo, che ci sono ancora 7-8 minuti da utilizzare al meglio. Sì, allora magari io anticiperei un attimino quello che è il nostro pensierino, perché è un po' lunghino. Mi piace l'idea, perché poi magari dobbiamo commentarlo. Ecco, e poi magari lasciamo quello che ho da dire, se avanzeranno ancora 2-3 minuti. Fare in questo modo può andare bene. Assolutamente. Oggi sono da sconvolta, sconvolgo tutto. Guarda che è arrivata anche la base giusta per il pensierino. Proprio bravo. Il titolo è Lentamente muore. Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, e chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi abita una passione, che preferisce il nero su bianco e i puntini su lei, piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto ancor prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli si chiede qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. E ancora una volta ci arriva naturalmente l'invito a non semplicemente esistere, ma a vivere. In questo caso la frase lentamente muore si potrebbe tranquillamente sostituire con non vive davvero chi, sì, e fa tutte queste cose. Quindi ringraziamo la straordinaria poetessa Marta Medeiros per questa meravigliosa poesia, spesso erroneamente attribuita a Pablo Neruda, ma in realtà opera di una meravigliosa donna che non è più con noi purtroppo. Detto questo, cara la mia Maria, siamo alle 10:50 minuti, abbiamo 5 minuti, io vorrei usarli per ancora una volta intanto dare tutti quelli che sono i riferimenti, certo, dell'angolo della natura, perché è bello ascoltarci in radio, lo dico chi ci sta ascoltando in questo momento, o vedere Maria in televisione o Laura, ma è ancora più bello poterle conoscere di persona senza impegno, raggiungendole nel loro antro, certo, meraviglioso. Allora, come dicevi tu, via della Volta 30/C a Brescia, è l'ultima parte di via Cremona, per evitare insomma che uno vada altrove, è di fronte praticamente quasi alla fermata della metropolitana Volta, e ci troviamo lì. Ci troviamo lì dal lunedì al sabato, il sabato sicuro fino alle ferie estive, e poi insomma, sarà da valutare la cosa, però fino alle ferie estive siamo anche il sabato con l'orario continuato dalle 9 alle 18. I nostri numeri di telefono, ve ne lascio un paio che potete chiamare
subito allo 030 231 1528. Lascio anche un cellulare, per chi dovesse preferirlo, è il 333 20 72 121. Ricordiamo naturalmente che il modo migliore per appropriarsi dei prodotti dell'Angolo della Natura è quello di andare direttamente in negozio, ma è anche possibile riceverli a casa, no? Assolutamente, noi facciamo tutte le consegne di tutta Brescia e provincia tutte le settimane. Viene fatta previa chiamata, quindi non siete obbligati a rimanere a casa tutta la settimana, chiaramente, ma verrete avvisati prima, vi verrà detto il giorno e anche la fascia oraria nella quale poi arriveranno a portarvi comodamente i prodotti a casa. Questo per tutta Brescia e provincia. Se spendete più di 50 euro di prodotti, vi verrà consegnata a casa senza nemmeno un euro in più, diversamente sono soli 5 euro. Però arriviamo in tutta Italia con dei pacchi postali, anche lì verrete avvisati. E quando partirà il pacco, nel giro poi di pochi giorni l'avrete anche lì comodamente a casa vostra. D'altra parte, la tradizione dell'Angolo della Natura è sempre stata ovviamente la spedizione e la consegna a domicilio. Poi a un certo punto avete deciso anche di aprire un vostro punto, ed ecco perché io trovo che sia importante che la gente venga personalmente. Certo. Prima non si poteva, bisognava per forza ovviamente ricevere a casa. Sì. Adesso c'è. E questo vuol dire anche metterci la faccia, metterci la gente, essere lì a disposizione, quindi non come certe realtà che tu ordini ma non sai dove arriva la roba, non sai chi sono e poi non ti trovi bene e non puoi andare a lamentarti con nessuno. Qui c'è un punto di riferimento preciso in via della Volta numero 30/C. Il posto è anche naturalmente quello in cui vengono fatti questi servizi di cui parlava Maria prima, quindi la riflessologia plantare. Ce ne stanno sempre di più. Esatto. Ricordiamo che è a disposizione anche il servizio di consulenza di naturopatia gratuita. Esatto. Che è gratuita davvero, nel senso non ci sono inghippi, proprio è gratis, però bisogna ovviamente prenotarla, perché altrimenti Maria rimarrebbe lì tutto il giorno a dover fare consulenze su chi arriva a caso. Prenotatevi, dite a me interesserebbe fare questa chiacchierata, insomma, con Maria. Di scambiare due parole e poi in tutta libertà decidere se acquistare, se decidere di ascoltare i nostri consigli, uno esce dalla porta liberissimo di fare ciò che vuole senza alcun tipo di problema. L'Angolo della Natura è anche naturalmente in rete www.angolodellanatura.tv oppure su Facebook l'Angolo della Natura trattino attività. Esatto. E vi ricordo che su Facebook trovate anche, non solo su Facebook ma anche su YouTube, tutti i podcast di queste chiacchierate con Maria, con Laura, che avvengono il mercoledì e giovedì in diretta dalle 10 alle 11, ma che poi possono essere fruiti ovviamente sempre attraverso il podcast. Un minuto, come vogliamo usarlo Maria per salutare gli ascoltatori? Un ultimo consiglio, un'ultima chicca, quello che vuoi. Allora, volevo solo ricordare che in televisione stamattina con Laura c'è un intervento molto interessante. Abbiamo un medico senologo. Se qualcuno fosse all'ascolto in casa, chiaramente ha modo di collegarsi su RTV, canale 72, ci sarà un intervento sul quale potrete anche intervenire in diretta. Quindi se avete problematiche, leggere piuttosto degli esami, eccetera, avete un medico a disposizione, visto che tante donne purtroppo insomma hanno avuto questo problema. E si parlerà, come sempre, soprattutto di prevenzione. Hai fatto bene a ricordarlo. Oggi, visto il tempo, evitiamo di ricordarvi l'offerta del solare, magari lo faremo domani con Laura, però c'è il solare, però ricordiamo velocissimamente, chiudo, l'offerta per perdere peso, perché bisogna portarsi avanti su ogni programma nutrizionale, che dopo chiamerete il negozio vi verrà spiegato, comunque tutto naturale, formato da vitamine, proteine, sali e minerali. Regaliamo il fitodren per andare a eliminare i liquidi in eccesso e il fitosnella da aggiungere prima dell'impasto per avere un pochino meno la fame nervosa. È una super offerta, chiamate pure all'Angolo della Natura a chiedere informazioni, senza in meno. Grazie quindi per ora a Maria, noi torniamo con l'Angolo della Natura domani mattina, non so se con Maria o con Laura, ma ancora con cose interessanti di cui parlare. Grazie mille Alex, grazie mille alla radio, grazie mille a tutti voi per sceglierci ogni giorno, grazie.